sopra.
occhiali sono per questo. Amici appassionati della palla a mano, buon pomeriggio da Siracusa. Pala Pino Corso è la nuova casa della Team Network Albatro, che si gioca la 12ª giornata di andata della Serie A Beretta ospitando il Cingoli. Due squadre che arrivano a questo match con il chiaro intento di far punti e smuovere la propria classifica. Per entrambe è un match che vale tanto nel percorso verso la salvezza. Marchigiani, tre punti dicevamo, ma due partite ancora da recuperare contro il Brixen e il Siena. Proprio sabato scorso gli uomini di Palazzi sono rimasti fermi per l'impegno internazionale dei toscani. Ma accanto a me c'è naturalmente, come al solito, Fabio Reale. Dicevamo, partita importante per entrambe le squadre. Sì, è molto importante, ma forse è più importante per l'Albatro, che giocando in casa e avendo preso un punto da Bolzano, vediamo se può continuare questo periodo positivo. Uno sguardo alle due formazioni che i tecnici hanno presentato in campo per l'Albatro: Queglio, Vanoli, Nobile, Cagnete, Grande, Pola, Lobello, Murga, Quattrocchi, Sortino, Bobicic, Mizzoni, Rubino, Vinci, Mizzi e Argentino. In panchina, insieme al coach Peppe Vinci, il suo assistente Gianni Attanasio. Dalla parte opposta il Cingoli si presenta con Antic, Ansaldo, Bincoletto, Ciattaglia, Cirilli, Evangelisti, Garroni, Gentilozzi, Iazziri, Ladakis, Tobaldi, Mangoni, Rotaru e Strappini. Sergio Palazzi è il tecnico dei biancorossi. Ad arbitrare il match, signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarrone dell'Aquila, il commissario di campo è il signor Giuseppe Nasca di Cagliari. Squadre che stanno ultimando il saluto per prepararsi ad entrare in campo. Dicevamo, Fabio Reale, hai fatto accenno a questo match di Bolzano, punto importante che dà morale sicuramente ad una squadra come Albatro. Quanto può pesare oggi aver fatto quella partita con quella intensità in Alto Adige? No, io penso che l'Albatro sta attraversando un momento giusto, positivo. Il fatto stesso che abbia pareggiato a Bolzano, ahimè, poteva vincere. Non so cosa, non voglio fare polemiche, ma sulla coppia arbitrale non so che cosa abbiano potuto fischiare a favore del Bolzano contro l'Albatro, che ha permesso poi a Bolzano di pareggiare. Sarebbe stato meglio una vittoria. Comunque l'Albatro sta giocando bene, ripeto, l'ho detto anche le altre volte, al di là della prima partita l'Albatro sta sfoderando belle prestazioni. Ci vuole anche un poco di fortuna, questo speriamo che nel proseguo del campionato l'Albatro riprenda la fortuna che in questo momento non ha avuto. E siamo pronti, si parte qui a Siracusa, Team Network Albatro contro Cingoli, e sono proprio i marchigiani a giocarsi la prima palla con Ladakis al centro verso Antic. Antic ancora riceve palla, Ladakis la richiama, Rotaru marcato, rinuncia al passaggio, Antic adesso porta al centro per una palla che viene perduta da Rotaru, ma è lesto Ladakis ad intercettarla di nuovo. È l'italo moldavo che adesso consente il primo gol al numero 10 Filippo Mangoni, e c'è quindi la prima rete. Vantaggio per il Cingoli qui a Siracusa dopo 46 secondi di gioco, primo affondo e prima realizzazione per gli ospiti. E adesso l'Albatro si riporta in avanti. Cagnete, Bobicic, ancora Cagnete, Queglio che è il capocannoniere di questa squadra. Adesso Murga al centro, Queglio gira Bobicic verso il centro, offre ancora a Queglio che allarga verso Cagnete che è lesto a tirare. Ottima la risposta di Ansaldo, però è Pola a riappropriarsi del pallone. Quindi ancora in avanti il Siracusa, che ha a disposizione ancora un'altra azione per provare a mettere a segno la prima marcatura di questo match.
Cagnete, Murga, vediamo se ripropone lo stesso schema di pochi istanti fa. Bobicic allarga per Queglio, Queglio per Cagnete, colpisce il palo in pieno e riparte il Cingoli, ma è bravo questa volta Bobicic ad intercettare il rilancio. Poteva anche aspettare un po' il giocatore del Antic, il giocatore del Cingoli, per servire i propri compagni. È stato bravo in ripiegamento Bobicic a riconsegnare la palla ai suoi. Murga, Queglio, Bobicic ancora per Queglio, largo per Cagnete, ancora Queglio che subisce il placcaggio di Rotaru. 9 metri il signor Maccarrone chiama la distanza per il Cingoli, verso Bobicic, verso Queglio, Cagnete, ancora per Queglio, largo per Bobicic, ma è bravissimo il Cingoli con Antic a servire adesso proprio Mangoni. Adesso si ferma, rifiata, riparte l'azione ancora da Antic che non ci pensa due volte, affonda e mette a segno la seconda marcatura per la sua squadra. 2-0 secco. Adesso c'è un blocco di Lavakis e del numero 19 Strappini su Gianluca Vinci, e l'Albatro riprova a ricucire ancora una nuova azione per provare a stare ancora in scia in questo match. Bobicic, Cagnete, largo per Vinci, non ha però lo spazio giusto per provare il tiro e subisce il fallo di Antic. Si rialza subito il numero 15 dell'Albatro. Murga verso Cagnete, Cagnete prova il tiro ed è la prima marcatura per il numero 14 in maglia nera. Una partenza veemente del Cingoli, con due attacchi e due affondi verso la rete di Grande. Il Cingoli sta giocando una buona 6-0, vabbè, sono stati un palo preso da Cagnete e una bella parata da Ansaldo, nulla di più, ci può stare all'inizio. Forse l'Albatro è un po' più contratto perché deve vincere l'Albatro, giocando in casa ha più pressione. Un fallo di Vanoli sul numero 19 Strappini, che consente al Cingoli di andarsi a giocare questo primo 7 metri della partita, affidato al numero 8 Antic. Il croato Antic contro Javier Grande e realizza la terza rete, la seconda personale per Ivan Antic, e riparte ancora l'Albatro. Cingoli determinato in questo avvio di partita. Vediamo l'Albatro con il fallo di Garroni, che viene adesso ammonito dal signor Dionisi, prima ammonizione del match per il numero 6 del Cingoli. Non riesce a controllare il pallone Gianluca Vinci, però riesce quantomeno a rimetterlo nelle mani dei compagni di squadra. Queglio, Cagnete, Bobicic, un altro palo, poi Vinci con una girella va a segno per il 2-3. Partita che sta assumendo toni molto interessanti, e questa volta Antic tira alto sulla traversa, ma aveva già subito il fallo di Cagnete e Vinci, consente alla sua squadra di tenere il possesso del pallone. Ripartita dai 9 metri, adesso è Ladakis, Rotaru ancora Ladakis, Antic, Ladakis, Antic adesso al centro, si incrocia con Ladakis, e questa volta il numero 10 Mangoni non riesce a trattenere palla,
primo errore in attacco per i biancorossi. Vediamo Queglio largo per Pola che va a segno e c'è il pareggio per i siracusani, 3-3 dopo 6 minuti e 47 secondi di gioco di questo primo tempo della 12ª giornata della Serie A Beretta qui a Siracusa. Albatro, Cingoli, Marchigiani ancora in avanti, Ladakis, Antic, ancora Ladakis, Rotaru. Ladakis lascia lo spazio a Rotaru per andare al centro, ma poi c'è un'infrazione di passi, la palla passa così alla squadra di casa e Javier Grande che rimette velocemente verso Cagnete. Bobicic, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bobicic, larghi ci sono Pola da una parte, Vinci dall'altra, Murga al centro, Queglio, Bobicic, ancora Queglio, Cagnete che prova il tiro ma Ansaldo chiude la porta marchigiana e rimette in gioco i suoi. Rotaru, Ladakis, tiro violentissimo del Greco che riporta in vantaggio la sua squadra. Ladakis è il capocannoniere dei marchigiani, 55 reti fino a questo momento segnate, siamo già a 56 con quella appena realizzata. Queglio, Cagnete, ancora Bobicic, Cagnete viene a supporto Murga, Murga ancora verso Bobicic, Queglio, Bobicic, Cagnete si incrocia, prova a sfondare al centro e ci riesce, seconda marcatura per Tomas Cagnete. Antic prova ad affondare, insiste a scardinare la difesa, si va a guadagnare un fallo. Strappini, ancora Antic, prova verso Strappini che poi viene bloccato da Vanoli che va per 2 minuti in panca, una prima superiorità numerica della partita. Se la va a giocare per i prossimi 2 minuti il Cingoli, ma prima c'è il 7 metri affidato ancora al numero 8 Antic. E c'è il gol ancora di Ivan Antic e siamo sul 5-4 a 9 minuti e 09. Peppe Vinci adesso sfrutta ovviamente l'occasione, la possibilità di giocare con 6 attaccanti. Esce Javier Grande, lascia spazio a Zoe Mizzoni. Tenta il tutto per tutto per non dare ulteriore vantaggio agli avversari che già sono in superiorità numerica. Prova a giocare con 6 giocatori d'attacco. Cagnete. Ancora. Adesso Vinci invece che ritrova il posto, ridà il posto a Javier Grande. C'è intanto un'altra ammonizione per Mangoni, il numero 10 del Cingolo è stato ammonito. Murga, Cagnete, ancora Murga, non riesce a servire Pola, quindi riparte da Cagnete. Murga, spazio chiuso all'intello, al centro della difesa del Cingoli, poi tira Cagnete, ma è bravo ancora Ansaldo con il braccio sinistro a dire di no al tiro del numero 14 siracusano. Cingoli che sta giocando con grande rapidità in avanti, circolazione della palla, vediamo Garroni, Antic viene al centro, adesso Mangoni che va a realizzare il gol del più 2 dopo 10 minuti e 49 secondi di gioco. Fabio, un Cingoli però che appare veramente più determinato in questa fase, va a cercare
lo sfondamento in difesa ci prova anche da tutte le posizioni. Sì, il Cingoli intanto sta giocando meglio in difesa, ancora l'Albatro non ha preso le misure perché il Cingoli attacca non con traiettorie a semicerchio ma a traiettorie dritte, perciò punta l'uomo, come hai detto tu, e potrebbe ora l'allenatore dovrebbe accorgersi di questo, perché loro puntano l'uomo e vanno dritto sull'avversario senza farlo spostare, cioè in qualche volta è forse è più facile difendere così. Vediamo Cagnete, adesso c'è un fallo su Gianluca Vinci e c'è un due minuti per l'Adachis, è proprio il Greco a finire in panca all'undicesimo, 11 minuti e 39 secondi di gioco, 6-4, e adesso la superiorità numerica se la va a giocare la squadra di casa. Vediamo se gli uomini di Peppe Vinci riusciranno ad approfittare in questi due minuti per accorciare, ricordiamo 6-4 il risultato in vantaggio, ma c'è qui una ingenuità, Pola non riesce a controllare il passaggio di Murga, si chiedono scusa a vicenda i due compagni di squadra, adesso anche Palazzi decide di giocare con i sei uomini in avanti, il portiere Ansaldo in panchina in questo momento, Antic verso Bincoletto che subisce il placcaggio di Vanoli. Strappini, Bincoletto, Antic, Rotaru, ancora Antic, Bincoletto, Rotaru, Antic, subisce il fallo, non è valida questa rete, aveva fischiato prima il signor Dionisi. Antic, e questo è un bellissimo passaggio, un assist di Antic verso Strappini al centro che poi in tuffo riesce ad infilare Javier Grande. Siamo sul 7-4, gol del Cingoli in inferiorità numerica. È importante il gol che ha fatto il Cingoli perché in inferiorità numerica, purtroppo l'arbitro ha sprecato una superiorità numerica, ora speriamo che vada al gol perché è importante ora segnare in questa azione. Vediamo Queglio, Juan Pablo Queglio, prima rete della giornata per l'italo argentino, capocannoniere, e questo è il numero gol 70, il gol numero 70 per Queglio in questa stagione in campionato. Prima rete di Queglio, anche primo tiro, finora ne ha fatti ben 6 Cagnete, prendendosi un po' troppo forse la responsabilità. Vuole che dall'altra parte ci sia anche qualcuno che tira, sta tirando solo Cagnete e questo non è buono. Vediamo se questa è stata l'occasione buona per Queglio per sbloccarsi, ha una media molto alta l'italo argentino. Vediamo Rotaru verso Garroni, Rotaru, Antic che non ci pensa due volte e va a sfondare resistendo alla carica, al placcaggio di Bobicic. Ancora palla per i biancorossi, riprova lo stesso tentativo di qualche istante fa, Antic verso Strappini al centro, questa volta non si riesce. Rotaru largo per l'Adachis, riesce a tenere la palla in campo, ancora Antic largo per Garroni, numero 6, numero 6 che va a realizzare, e siamo sull'8-5, siamo sul più 3 e siamo abbiamo superato da pochi secondi la metà di questo primo tempo, 15 minuti e 10 secondi trascorsi in questo primo tempo tra Albatro e Cingoli. Queglio, Cagnete non riesce a tirare, bloccato, si ricomincia, Bobicic verso Murga, ma
grande difesa del numero 15 Rotaru. Si ferma un attimo il tempo, bisogna ripulire il parquet. Come dicevi giustamente tu, Fabio, in questo momento forse la differenza è la difesa del Cingoli, non si riesce a passare al centro soprattutto. Sì, stanno giocando un po' contratti, ripeto, sta tirando tanto Cagnete. Ora giustamente prende 2 minuti il giocatore del Cingoli. Perciò dicevo, sì, loro stanno giocando bene in difesa, sono anche fisicamente messi bene, sono possenti, ma stanno soffrendo di più l'attacco diretto di Antic, che lui punta l'uomo e siccome è forte fisicamente, lui lo punta. Perciò potrebbe cambiare qualche cosa in difesa. Vediamo intanto questo tentativo, ricordiamo superiorità numerica, Bobičić, che questa volta riesce ad andare in gol. Della prima marcatura per il montenegrino, siamo sul 6-8 più 2 quindi per il Cingoli, in inferiorità. Ancora la soluzione dei 6 giocatori in avanti, Ciattaglia è entrato al posto di Ansaldo, quindi porta vuota in questo momento per i marchigiani. Rotaru verso l'Adakis, grande potenza del numero 4 in maglia rossa. Pola, Queglio, Cagnete, Bobičić, ancora Cagnete, Queglio, Bobičić al centro, ci prova ancora ma si infrange sul 19 Strappini. Ma la palla è ancora per i siracusani. Queglio, ancora Bobičić, Queglio, Cagnete, e la palla è fuori ma aveva subito il fallo del numero 15 Rotaru, che va adesso in panca, anche per lui 2 minuti, e quindi c'è una doppia superiorità per l'Albatro. Per i 7 metri affidati a Cagnete, in porta va il numero 26, scusate, il numero 20, che è Mario Gentilozzi. Ansaldo gli cede il posto. Cagnete tira altissimo sulla traversa, sprecata anche questa occasione. Quando sono stati giocati 17 minuti e 23 secondi, 9-6 il risultato in favore del Cingoli. Ladakis Antic, grande flemma del croato che poi riesce a scattare all'improvviso puntando l'uomo, così come in questa occasione, ma commette passi e quindi riconsegna la palla ai siracusani. Bobičić, Queglio, che è rientrato in campo di gran corsa, Bobičić verso Pola che va ad infilare il suo secondo gol personale del match, riportando sotto, siamo meno 2, l'Albatro. E ancora la soluzione con 6 giocatori in avanti per il Cingoli, è entrato Bincoletto al posto di Ansaldo. Antic, Ladakis, ancora Antic, Bincoletto che subisce il fallo e l'ammonizione adesso che tocca a Marco Bobičić. Cartellino giallo per il numero 32 dei siracusani. Antic, Ladakis, ancora Antic, un tiro che questa volta un passaggio per Strappini, insomma un po' troppo veloce, passaggio troppo difficile da controllare per il suo compagno di squadra, e Bobičić si va a guadagnare un 9 metri. Murga sul pallone, lo cede proprio a Bobičić,
mentre adesso la parità numerica è tornata in campo. Queglio, Cagnete, subisce la difesa di Strappini, uno dei più attenti alla linea difensiva marchigiana in questi 19 minuti di gioco del primo tempo. Grande difesa dagli uomini di Palazzi. Cagnete che adesso sbaglia l'assist verso Bobicic, poi ancora un regalo da una parte all'altra. Troppi errori, forse troppa foga nel passaggio per cercare di raggiungere il compagno di squadra. Bobicic dovrebbe prendere un po' più di responsabilità. Ai 7 metri un giocatore come lui deve tirare, non può trovare il passaggio smarcante. La deve tirare e basta. Ci prova Queglio, ma il suo tiro è alto sulla traversa della porta di Ansaldo. E riparte il Cingoli. Ladakis largo verso Antic, che adesso si infrange su Zoe Mizzoni, uno dei due giganti della difesa siracusana. Antic che un po' ha cercato di passare la palla verso il suo compagno di squadra sull'ala, ma non ci è riuscito. Ancora Antic, Ladakis, ancora la soluzione centrale verso Strappini, ma anche in questo caso è stato forse un tocco di piede. Riparte così l'Albatro. Cagnete, Queglio, Cagnete, Bobicic, Cagnete ancora che scivola, riesce poi a servire Pola, ma è bravo ancora Ansaldo a dire di no. La soddisfazione del numero 13 italo-argentino, passato anche a Ragusa per questo estremo difensore, poi altre squadre in Italia. Vediamo ancora, è una soluzione che cercano più volte, questa volta non è riuscito il Cingoli a piazzare la palla al suo centrale. Bobicic a questo punto ha tentato di fare un po' quello che sta facendo Antic, ha puntato, non si è fermato. Ha puntato, ora ha fatto una bella azione. Peccato, insomma, è stato preso bene dal difensore, ma ha puntato l'uomo. Cioè, deve Bobicic, perché è anche fisicamente uno dei più forti dell'Albatro, cioè deve puntare come sta facendo anche Antic, come hai detto tu, dall'altra parte. C'è il primo time out chiesto dall'Albatro, per noi c'è un velocissimo break. Tutto pronto adesso, esaurito il time out, Albatro già in campo a riprendere le posizioni, ha ascoltato vediamo lo schema che avrà suggerito ai suoi, e si ricomincia. 22 minuti in questo momento di gioco, 8 minuti al termine del primo tempo. Vanoli, Murga, Queglio, Cagnete, verso Queglio, ancora Vanoli che scivola, perde palla e consente al Cingoli di ripartire. Troppi errori in questa prima fase. Rotaru, Ladakis, ancora Rotaru, Ladakis si alza
già 2 metri, riesce ad alzarsi ulteriormente il greco e va a realizzare la 10ª marcatura per i suoi, la 3ª personale di questa giornata. A questo punto l'Albatro deve provare a sfruttare ogni azione, siamo sul più 3. Murga per Queglio, Cagnete, largo per Vanoli, ancora Cagnete, Queglio, Cagnete, Vanoli, verso Vinci che deve rientrare, Vanoli ancora, subisce il fallo, si ferma il gioco, resta a terra Vanoli, probabilmente un colpo sicuramente involontario al volto nello scontro contro la difesa biancorossa, è proprio il numero 33, Davide Cirilli, che va a chiedere scusa a Vanoli, scontro fortuito che comunque vale un 9 metri per l'Albatro. Incitamento intanto dalla panchina marchigiana verso i compagni di squadra in campo in questo momento, Queglio, Vanoli verso Pola, Pola costretto ad andare verso il centro, Queglio, un sottomano che sorprende Ansaldo, si infila alla sinistra del portiere del Cingoli, siamo sul 18. Vincoletto lascia la palla ancora verso Ladakis, Rotaru, Ladakis, Vincoletto, la girano palla a Rotaru, Ladakis la va a ricevere, Rotaru è andato intanto al centro, serve Vincoletto, serve ancora il numero 15 marchigiano, Ladakis placcato da 3, l'ammonizione è per Zoe Mizzoni. Ladakis riparte intanto il Cingoli, scambia con Rotaru, adesso verso Vincoletto, ancora Ladakis, Rotaru, Pola marca stretto il numero 7 del Cingoli, Rotaru largo verso Vincoletto che sfonda la difesa, fallo contro Bobicic, Vanoli verso Vinci e si riparte, Cagnete, Queglio, tanto Bobicic lascia il posto a Mizzoni che andrà al centro dell'attacco a provare a creare spazi nell'arcigna difesa biancorossa, adesso è proprio Mizzoni però a venire fuori, prende palla, serve Cagnete, ancora Queglio, Cagnete, Vanoli, Cagnete, Queglio, Cagnete, Vanoli, grande tiro e grande parata di Ansaldo che è uno dei protagonisti di questo match, è il numero 10 in contropiede del Cingoli, non perdona, 3ª rete per Filippo Mangoni, 11ª per la sua squadra e siamo a poco meno di 5 minuti al termine del primo tempo, 11-8 per il Cingoli, è rimasto intanto a terra, sta rifiatando proprio Ansaldo perché la parata è stata effettuata con piena pancia e quindi al plesso solare questi tiri violenti si sentono parecchio. Sì, comunque Ansaldo ha fatto 6 parate e dice tanto, ancora grande, non ha fatto quella parata importante, Ansaldo ne ha fatte 3-4 importanti e come detto prima la differenza in questo momento la fa la poca intensità difensiva dell'Albatro. L'Albatro deve aumentare l'intensità difensiva, deve giocare a pallamano, si gioca con il contatto fisico e ci vuole qualche volta che qualche anche presa un po' più pesante. E Bobicic intanto ha realizzato, ma riesce a sfondare continuamente. Cirilli va ancora in rete per la sua squadra, il primo personale, il 12esimo però per i biancorossi.
quando ormai mancano 3 minuti e 30 secondi al termine di questo primo parziale. Bobicic, Queglio, Bobicic, Cagnete, ancora perso Cagnete che perde palla, ma riprende subito Queglio, Cagnete, Bobicic, si infila con rabbia Marco Bobicic, riporta sotto la sua squadra. C'è intanto un fallo su Aleksandru Rotaru, la palla quindi ancora tra le mani degli uomini di Sergio Palazzi. Bincoletto, Antic, che ha rifiatato per qualche minuto in panchina, croato adesso è ritornato in campo. Ecco, prende le palla, ma questa volta è Bobicic a stoppare il suo tiro. Il primo muro della difesa, loro tirano, ripeto, dritto, devono alzare l'intensità difensiva, proprio l'arbitro deve farsi aggredire e aggredire, la difesa si deve aggredire, non può essere solamente passiva. Bincoletto, Antic, ancora Bincoletto, Antic che prova ancora a puntare a Rotaru, Antic, adesso 7 metri per un fallo di Bobicic che va per 2 minuti in panca, fallo su Cirilli, ancora una soluzione che è stata provata già parecchie volte in questo primo tempo, in un paio di occasioni ha sfruttato e fruttato il gol per il Cingoli, questo passaggio al centro che poi in tuffo viene sfruttato dal giocatore che si trova in quel momento. Seguiamo qualche istante intanto il 7 metri di Antic, Gabriele Nobile intanto in porta, ma implacabile il numero 8 marchigiano, 13-10, ricordiamo inferiorità numerica per gli uomini in nero, in bianco-nero. Ancora 6 giocatori in campo, porta sguarnita per i siracusani, bisogna provarle tutte adesso questa condizione di inferiorità. Vanoli che subisce il blocco di Strappini, intanto Javier Grande è ritornato in porta e ha fatto spazio a Gianluca Vinci. Cagnete verso Zoe Mizzoni, ma ancora Cirilli e Strappini che non danno tregua. Vanoli, Cagnete che perde palla e ancora la palla verso il numero 10 che sbaglia incredibilmente, alto sulla traversa, un'occasione ghiottissima per il Cingoli per portarsi sul più 4, fallita però, forse è arrivato troppo stanco al tiro il giocatore del Cingoli. Mizzoni tira ma stoppa di piede Ansaldo e questa volta invece non perdona il numero 10 Mangoni. Siamo ormai a 20 secondi dal fischio di questo primo tempo, 14-10 per il Cingoli qui a Siracusa, partita di grande intensità degli ospiti e forse qualche errore di troppo, pressione probabilmente eccessiva e finisce in questo momento. Fischiano gli arbitri, sirena finale, 14-10 il risultato al termine di questo primo tempo. Cingoli che va negli spogliatoi con un più 4 assolutamente meritato, possiamo dire, Fabio, dopo questo primo tempo. Sì, il Cingoli sta giocando la sua partita, non è entrato tanto in partita Cagnese, forse i primi 2-3 errori anche forzati l'hanno un po' deconcentrato.
La differenza, ho detto prima, la difesa, vedete anche gli ultimi due minuti giocati dal Cingoli non hanno permesso, se non l'ultimo tiro che non fa testo, di tirare, cioè in due minuti l'arbitro non è riuscito a tirare, che loro fanno fallo e continuano anche la pressione sull'uomo dopo aver fatto fallo anche fino alla fine. Questo a volte fa innervosire l'attaccante. Gli arbitri non fiscono giustamente e così dovrebbe fare lo stesso l'arbitro. L'arbitro invece fa il fallo, tocca e stop, invece deve stare sulla persona. 14-10 al termine del primo tempo per il Cingoli qui a Siracusa al Pala Acradina. Ci fermiamo noi, break, la linea alla regia, poi torniamo nuovamente in diretta dal Pala Corso di Siracusa per il secondo tempo di Team Network Albatro Cingoli. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Ancora in diretta da Siracusa, dal Pala Pino Corso, tutto pronto in campo, ci sono le due squadre, mancano ancora gli arbitri e il commissario di campo, i signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarrone, due arbitri all'Aquila. Quest'anno hanno arbitrato l'Albatro nella trasferta persa a Fasano, invece è la prima volta che arbitrano il Cingoli. 14-10 il risultato in favore degli ospiti dopo i primi 30 minuti di gioco, 30 minuti giocati con grande intensità dagli uomini di Palazzi, grande difesa arcigna. Fabio Reale Cosa adesso dovrà cambiare nell'atteggiamento del secondo tempo dell'Albatro per poter sfondare la difesa biancorossa. Intanto proprio, come hai detto tu, l'atteggiamento sia in difesa per cercare di arginare gli attacchi del Cingoli. Facendo una statistica, il Cingoli ha segnato 14 reti su 16 tiri, di cui uno, l'ala destra, non mi ricordo, il Mangoni, l'ha tirata vuoto fuori da traversa. Questo la dice lunga, ci vuole qualche intervento anche del portiere, e una difesa più arcigna, e proprio non devono pensare al risultato. 4 gol a palla a mano in 30 minuti non sono totalmente niente. Se entrano in partita, l'Albatro può riuscire a portare un risultato positivo. Squadra in campo, ancora attendiamo, eccoli qui, ecco gli arbitri con il signor Nasca che rientrano in campo. Vediamo il signor Maccarrone, manca ancora il signor Dionisi per rimettere tutto a posto e quindi ripartire con il gioco. Vediamo
in campo per l'Albatro Grande, Vinci, Bobicic, Cagnete, Murga, Queglio e Pola. Dalla parte opposta sono i sette che hanno finito primo tempo: Mangoni, Antic, Strappini, Ladakis, Garroni e Rotaru. Ansaldo in porta, ancora in attesa dell'altro direttore di gara. Eccolo, è arrivato anche lui, quindi ormai è tutto pronto. Ho visto, è arrivato l'altro arbitro. E come hai detto tu, alzare proprio la concentrazione dell'arbitro ti fa capire che nel primo tempo gli arbitri, che stanno arbitrando bene, in una partita in cui si deve vincere, devi portare anche nervosismo, gli arbitri tu devi metterli in difficoltà. Stiamo giocando in casa e perciò dobbiamo alzare la tensione. Agli arbitri gli è sembrata una passeggiata, pur avendo arbitrato bene per ora. Si riparte, Bobicic, Cagnete, Queglio, ancora per Cagnete, Bobicic, c'è Murga al centro, adesso si allarga, riceve lui, poi cede a Queglio, Bobicic, ancora per Queglio, Cagnete, largo verso Gianluca Vinci, che però tira troppo largo, palla che va fuori, e il Cingoli riparte, Ansaldo verso Antic, che va a sbattere perdendo palla contro Bobicic. C'è il fallo, palla ancora per i biancorossi, forse chiede la sostituzione del pallone. Il croato Antic, anzi, chiede proprio di asciugare la sfera. Probabilmente deve. A questo punto è tutto pronto, si può ripartire. Strappini cede ad Antic verso Mangoni, Antic, Ladakis, Rotaru, Ladakis, Antic. Garroni largo da una parte, Mangoni dall'altra, ma ci pensa Rotaru ancora ad infilare la porta siracusana. Siamo sul più 5. Cingoli che è ripartito così un po' come aveva fatto nel primo tempo. Palla ad uno degli attaccanti, dei centrali, che dei terzini, che va diritto a puntare l'avversario. Anche Queglio ci prova, ma Ansaldo è bravo a ridare palla ai suoi. Antic largo per Mangoni, e c'è ancora un gol per il numero 10. Quinta rete personale, il miglior realizzatore in questo momento per gli ospiti. Intanto Grande cede il posto a Gabriele Nobile. Intanto alla parte opposta Murga verso Bobicic, Queglio, ancora Bobicic, Cagnete, Bobicic che vince un rimpallo, Murga che deve lottare, prendere palla, ma non è gol perché aveva invaso l'area di porta. Non perdona invece Antic, tiro teso alla destra di Gabriele Nobile, il palo più lontano. Adesso siamo sul più 7 e c'è il time out chiesto da Peppe Vinci. Avvio devastante per gli uomini di Palazzi, time out e break per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni,
durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...17-10 per il Cingoli, time out esaurito per l'Albatro che a questo punto della partita, 2 minuti e 54 giocati in questo secondo tempo, non può più sbagliare. Siamo a meno 7 da una squadra, quella di Palazzi, che sta provando a capitalizzare ogni azione per guadagnarsi questo match. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Queglio, Cagnete, Murga, ancora Queglio, viene avanti Bobicic, Queglio verso Pola che è costretto però a rientrare, Queglio che passa Bobicic, Cagnete, Bobicic non si arriva però al tiro, viene stretto ancora Rotaru che manda lontano ancora l'attacco dell'Albatro, Murga, Bobicic, non c'è però soluzione di tiro, ancora Bobicic che prova a sfondare, va a guadagnarsi un 7 metri, il suo tiro si era infranto sulla traversa, è probabilmente questa la soluzione, Fabio, quella di, visto che non ci sono grandi soluzioni di tiro perché questa palla continua a girare, quella di puntare l'avversario e provare a sfondare nella difesa. Allora, se tu non riesci da attacco più, diciamo, piazzato contro una difesa arcigna come quella del Cingolo, devi difendere. Difendere fa il contropiede. Che se hai difficoltà in manovra e in attacco, l'unico è prenderlo in velocità. La velocità parte dalla difesa. Queglio sulla linea dei 7 e riesce a toccare palla. Numero 20, ma dalla parte opposta è immediata la risposta di Rotaru. Ancora più 7, 18-11. Vinci dalla panchina, cerca di caricare i suoi. Non bisogna concedere troppo a questo punto del match agli avversari. Bobicic, date Mangoni che va ad uscire dalla linea di difesa proprio per provare a tenere lontano un giocatore. Ancora Cagnete, difficoltà a recuperare palla, ci riesce, poi prova verso Queglio che tira ma subisce ancora un fallo di Alexandru Rotaru, che si scusa immediatamente con il numero 4 bianconero. Ancora un 7 metri, 4.57 giocati. Queglio ancora in rete, Gentilozzi non riesce a toccar palla questa volta. Antic, Ladakis, e deviazione sfortunata in questa occasione da parte del muro difensivo siracusano. Deviazione che spiazza Gabriele Nobile e consente al Cingoli di andare al 19° gol. Ancora più 7. Adesso c'è Alessio Lobello in campo. Queglio, Lobello, ottima, ottima scelta al centro con Alessio Lobello che va in rete. Riparte immediatamente il Cingoli, però, che non perdona, affidandosi alla potenza di Ladakis. 20-13, botta e risposta tra le due squadre a questo punto. Ci riprova nuovamente Lobello, era riuscito a divincolarsi dal blocco di Antic, tirare, ma il gioco era stato già fermato proprio per un fallo subito dal numero 22 bianconero. Antic si è intanto rialzato, si chiariscono i due, si riasciuga il parquet e dai 9 metri Lobello
pronto a servire Cagnete. Cagnete verso Queglio, Cagnete, Lobello, Queglio sbaglia il passaggio, Lobello, Antic solo davanti a Nobile ed è una grandissima parata di Nobile che però poi non ha il conforto dei compagni che si fanno sorprendere. Risposta immediata di Bobičić che va a realizzare la sua quarta marcatura, 21-14. È stato bravo Gabriele Nobile a dire di no ad Antic, palla rimessa lateralmente. L'arbitro però non è rientrata in tempo per chiudere gli spazi all'Atakis che è arrivato dalle retrovie ed è riuscito ad infilare la porta di Nobile che adesso si ripete con un'altra gran bella parata su Rotaru e c'è il contropiede di Juan Piqueglio. 21-15 l'Atakis, Antic verso Strappini ma c'è un fallo in attacco. Gabriele Nobile, Vanoli, Cagnete, Queglio, Pola va a riprendere posto l'ala sinistra, Cagnete, Bobičić, ancora Cagnete, Queglio, al centro è rimasto ancora Alessio Lobello, Gianluca Vinci, Cagnete, Bobičić, Rotaru lo blocca, implacabile la marcatura del numero 15 del Cingoli, Bobičić cede a Cagnete, largo per Queglio che tira ma è bravo Ansaldo a ribattere questa occasione. Questa volta sbaglia l'Atakis, Queglio servito da Pola velocemente serve per Lobello che a questo punto però è costretto a ricominciare perché era stato lesto il Cingoli a riprendere la posizione difensiva. Non c'era più spazio per arrivare ad una conclusione, quindi l'Albatro riprova a ricostruire il gioco con Cagnete, Bobičić, ancora Cagnete, Queglio, Cagnete, Bobičić, Cagnete, Queglio, Bobičić viene al centro, serve ancora, prova la conclusione lui, aveva fintato il passaggio a Queglio. Bravo adesso Vanoli ad intercettare un passaggio anticipando Rotaru. Ma è bravissimo ancora Ansaldo a parare. E c'è uno scontro proprio tra l'estremo difensore del Cingoli e Gianluca Vinci. Adesso richiama l'intervento del medico probabilmente. Ho visto il signor Dionisi richiamare l'intervento del medico in campo. Ma si rialza Gianluca Vinci, aiutato da Gabriele Nobile proprio da Ansaldo. Scontro fortuito, entrambi avevano provato ad andare sulla palla, che l'estremo difensore del Cingoli era riuscito a ribattere sul tentativo di conclusione di Vanoli. C'è stato però poi uno scontro che viene ritenuto fortuito, quindi nulla di fatto, non c'è nessuna ammonizione, comunque nessuna infrazione grave fischiata al portiere del Cingoli. Adesso Dionisi e Nasca stanno parlando quest'ultima decisione per capire qual è l'interpretazione giusta. Gli arbitri purtroppo hanno preso una topica perché un portiere uscendo dalla propria area non può colpire, anche involontariamente, ma non può colpire, ormai è il regolamento nuovo, purtroppo, perché questo qua era anche rosso per il portiere.
Intanto si riparte, Bobicic, Cagnete. Cagnete ancora, Bobicic, Cagnete. Quello Bobicic, grande tiro di Marco Bobicic che colpisce la traversa ma poi si infila. E siamo sul 21-16, 9 minuti e 47 giocati. 21-16. Adesso c'è qualche... c'è una discussione per l'interpretazione di una decisione arbitrale. Nasca ne sta parlando, ha richiamato a sé i due direttori di gara. Dionisi sta spiegando anche mimando la posizione con le braccia, anche il fallo. Ma c'è un... si sono chiariti evidentemente, e quindi... No, è perché l'albatro dichiara che gli arbitri hanno chiamato il dottore. Il dottore non è entrato in campo, non vicino, perciò Gianluca Vinci doveva stare in campo, invece l'hanno fatto uscire. Questo potrebbe essere un errore tecnico. Rotaru, Antic. Rotaru. Antic ancora per il numero 15, Bincoletto adesso placcato da Queglio. Strappini, Rotaru, Bincoletto, ancora Rotaru, Antic. Rotaru, Bincoletto, che viene ancora bloccato da Juanpi Queglio. Ancora in avanti però il Cingoli. Rotaru, largo per Antic, che punta poi cedendo a Mangoni, che va a guadagnarsi un 7 metri subendo il fallo di Cagnete. Bobicic, Bobicic contesta la decisione, l'arbitro facendo che il fallo lo ha commesso Cagnete, e Antic va a giocarsi questo 7 metri che realizza ancora una rete per il croato, la sesta personale oggi. 22-16, più 6 ancora per gli ospiti dopo 11 minuti e 20 secondi di gioco di questo secondo tempo. Bobicic, Queglio, Cagnete, Pola, Queglio, Cagnete, non si passa, si ricomincia, Bobicic, ancora Cagnete, largo per Queglio, bloccato ancora da Rotaru, che sta facendo una grande partita in difesa, un po' come tutti i suoi compagni di squadra. Spazi chiusi per i siracusani. Bobicic questa volta costretto però a tirare in maniera più complicata del solito. La palla rimbalza quindi docilmente verso le mani di Ansaldo, e c'è adesso ancora un richiamo di Nasca che chiede al signor Dionisi di ammonire Peppe Vinci, quindi cartellino giallo per il tecnico siracusano. Mentre abbiamo giocato 12 minuti e 16 secondi di gioco di questa ripresa, ricordiamo, Cingoli 22, Albatro 16, è la 12ª giornata di questo campionato, giornata di andata, 3 punti per 1 in classifica, Cingoli che deve recuperare due partite, Brixen e Siena. E Cingoli che sta dimostrando di volere fortemente questa vittoria. Adesso si cerca del ghiaccio per uno dei giocatori del Cingoli,
è in panchina, credo che sia proprio per Cirilli che ha probabilmente preso una botta alla mano. Si ricomincia, ancora Rotaru, Antic, Rotaru, Vincoletto, Rotaru ancora Antic, Rotaru cerca Vincoletto che tiene largo su Antic, Rotaru punta l'attacco, Antic ci prova, è bravissimo Nobile questa volta a deviare il pallone che era stato toccato leggermente dalla difesa, adesso ancora una svista di Vanoli, Bobicic, la palla sembra scivolare tra le mani dei padroni di casa, prima Vanoli poi Bobicic che ha perso palla, consentendo quindi alla squadra ospite di riprendere palla, che adesso chiede proprio di voler asciugare la sfera, anzi si cambia, si passa proprio al secondo pallone. Vediamo se questo andrà bene. Rotaru, Antic verso Mangoni, Rotaru, Vincoletto, ancora Rotaru, vediamo la difesa che prova ancora a servire Garroni che questa volta però sbaglia il tiro, alto sulla traversa, Bobicic ancora prova il colpo a sorpresa per Lobello che però non è bravo a toccare palla e c'è un'infrazione commessa dagli avanti del Cingoli, fasi adesso un po' confuse del match, Vanoli commette infrazione di passi, troppa confusione forse in questa fase del match. Sì, un po' di confusione, però diciamo quando è stato cambiato il portiere Nobile ha affittato tre parate e fa sì che il risultato si è bloccato, che stanno andando più 5, più 6, più 7, se basta più 6, si è alzato un po' il nervosismo nella squadra dell'arbitro, il che ha messo in difficoltà gli arbitri e a prima difficoltà gli arbitri hanno sbagliato e loro sanno che hanno commesso un grosso errore. Fabio Reale si riferisce a quanto accaduto qualche minuto fa, Gianluca Vinci a terra, il richiamo del medico in campo, un giocatore che poi era stato costretto ad uscire e Antic nel frattempo va a realizzare la settima marcatura personale, la 23esima per la sua squadra, siamo nuovamente sul più 7. Lobello, Queglio, Bobicic, Queglio, Cagnete, largo per Sortino che supera con un pallonetto Ansaldo, prima marcatura per Gabriele Sortino, adesso siamo alla metà del secondo tempo, gli ultimi 15 minuti di gioco. Ora l'arbitro dovrà dare il massimo per provare un recupero in questo momento difficile ma non impossibile. Intercetta la palla Cagnete e se ne va in solitario andando a realizzare la 18esima marcatura per la sua squadra. Difesa che si è alzata. Basta che si è alzato un po' il tasso del nervosismo delle squadre. Vedi, ora sono la stessa panchina che incita i suoi compagni. Ora sono entrati in partita. Purtroppo hanno un passivo da meno 7 da recuperare. Ora sono a meno 5, ma devono comunque chiudere di più in difesa. Come in questa occasione Vincoletto che è stato bloccato da Cagnete e Bobicic. Si asciuga il parquet dove è caduto Vincoletto.
e Ansaldo adesso che va a tranquillizzare il suo compagno di squadra Bincoletto, che scambia qualche parola di troppo con Cagnete. Ansaldo chiede di mantenere i nervi saldi, il Cingoli evidentemente non se lo può permettere in questa fase, deve mantenere la calma, la lucidità per guidare ancora questa partita. Antic però riesce a passar palla, ma c'è un fallo compiuto su Antic che è rimasto a terra. Vediamo, viene richiamato il medico in campo. Antic che si rialza da solo fortunatamente, probabilmente nella ricaduta ha sbattuto la schiena, infatti si tocca la schiena e Ansaldo a sostenerlo per uscire. Una brutta botta in ricaduta sulla schiena e forse anche sulla gamba sinistra. Quindi Antic deve andare in panca. Ladakis che prende il suo posto, cerca di rifiatare Antic in panca. Intanto i suoi compagni di squadra riprovano in un'altra azione d'attacco. Bincoletto punta ancora Cagnete, poi riesce a infilare Gabriele Nobile, palla che passa tra le gambe di Gabriele Nobile. E intanto forse c'è un infortunio per Marco Bobicic, che in corsa ha sentito un dolore alla gamba destra, e sono Ladakis e Gabriele Nobile che lo portano in panchina. Viene richiamata subito l'arbitro, scusate, il medico servizio. Un problema forse al ginocchio in corsa per il giocatore dell'Albatro, che si è fermato, ha richiamato lui stesso la panchina, i suoi compagni. Gli arbitri si sono subito accorti, hanno fermato il gioco. Ghiaccio sul ginocchio destro di Bobicic. ...17 minuti di gioco qui al Pala Corso di Siracusa. Cingoli 24, Albatro 18. Cagnete che subisce il fallo, buon per lui. La palla poi era stata subito agguantata dal possente Ladakis. Sono ancora i siracusani a giocarsi questo pallone. Cagnete che va a realizzare in elevazione. Vediamo una deviazione intanto di Sortino, che è riuscito a deviare in rimessa laterale il passaggio di Bincoletto verso Mangoni, proprio il numero 10 nel frattempo che rimette per Strappini. Ancora Bincoletto, Ladakis, Rotaru, Ladakis, Bincoletto, gira palla ancora il greco per il numero 2, poi Rotaro che viene al centro, Ladakis potente e dirompente il tiro del numero 4 del Cingoli. 25-19, e anche Juanpi Queglio non perdona. Adesso sembra quasi una sfida a distanza tra i due. Le due squadre si stanno affidando ad entrambi per provare la conclusione. Ladakis che fa tutto da solo,
questa volta, ma è bravo Gabriele Nobile con il piede destro a rimettere fuori la palla. E Vanoli subisce il fallo, mentre resta a terra anche Strappini, giocatore del Cingoli, che però sembra rialzarsi, così è fortunatamente, va a riprendere il proprio posto centro della difesa. Partita che si è fatta adesso anche più fisica, ma diciamo che è diventata una partita. Questa è una partita di campionato dove si giocano i due punti. Primo tempo per certi aspetti sembrava un amichevole, cioè azione di qua, azione di là. Ora c'è un po' il nervosismo, falli giusti, corretti, non so, a parte gli infortuni di Bobici, ci vanno infortuni involontario, si è fatto da solo sulla destra, ma l'arbitro ha iniziato a alzare il livello, un po' di nervosismo, e questo fa tanto, vedi, e spinge anche il Cingoli a sbagliare. Intanto Cagnete aveva realizzato il 21esimo gol, ma c'è stato adesso un errore clamoroso nel passaggio di Nobile per Vanoli. Ne approfitta il Cingoli perché va a realizzare con il suo numero 6 Garrani. 26-21 dal possibile meno 4, dal possibile meno 3 siamo di nuovo tornati al meno 5. Cagnete, Vanoli, largo per Sortino, che perde però palla, e riparte il Cingoli. Vincoletto, Mangoni, parata di Gabriele Nobile, riparte subito Sortino, si allunga, ma Ladakis, una manata sulla tra mano e palla dell'avversario, e quindi rimette fuori. Non c'è fallo. Sortino intanto si è rialzato, Ladakis si scusa. Rimessa laterale per l'Albatro. Siamo intanto entrati negli ultimi 10 minuti di gioco. Queglio, Vanoli, Lobello, Queglio, Cagnete, Vanoli, ancora un fallo fischiato, un tocco di piede in favore dell'Albatro, che aveva sbagliato però il passaggio. Troppa foga in qualche occasione, si tenta di chiudere, commette fallo Cagnete, però ha provato a sfondare, è andato in gol, ma non è valido. Ladakis, e questa volta Gabriele Nobile riesce proprio a bloccare il tiro del gigante greco. Queglio che subisce il fallo di Strappini. Ormai anche Juan Piquello, Queglio sta provando a puntare l'avversario, puntare la difesa avversaria per tentarle tutte. Ormai c'è un poco da ragionare, bisogna affidarsi ad una intensità maggiore. 9 minuti di gioco, 26-21, 5 gol da recuperare. Intanto diamo uno sguardo a Marco Bobici, c'è in panchina, ginocchio destro, ancora borsa del ghiaccio, però ci sembra quantomeno più tranquillo dal momento in cui l'abbiamo visto uscire sorretto da Ladakis, da Gabriele Nobile. Speriamo non si tratti nulla di grave. Cagnete ci prova, alto però questo tiro sulla traversa della porta di Ansaldo. Ansaldo chiede calma, serve Vincoletto, Ladakis, e c'è il time out chiesto da Sergio Palazzi. 26-21 per il Cingoli, breve break per noi.
Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...26-21 per il Cingoli, 21-54 giocati in questo secondo tempo. Time out chiesto da Palazzi. Ovviamente la sua squadra adesso non deve più sbagliare nulla, deve controllare un match che ha guidato sin dal primo momento, e dobbiamo dire fino a questo momento con grande merito. Ladakis, Vincoletto, Garrani, ancora Vincoletto, Rotaru, Mangoni, ancora Rotaru. Adesso lo bello è sulla mediana marcare ad uomo Ladakis. Cirilli, che però va a guadagnarsi un 7 metri per un fallo commesso da Tomas Cagnete. Soluzione quindi con una difesa più alta, una difesa d'uomo sul gigante greco Ladakis, che negli ultimi minuti è stato il castigatore della squadra siracusana. Non sbaglia Garrani dai 7 metri. E va a realizzare il 27esimo gol Nicolò Garroni. Lo bello, Cagnete, Queglio ancora scivola palla, poi riesce a controllarla, la perde anche lo bello, riparte Ladakis che serve Garroni, troppo lungo questa volta il passaggio, la palla quindi viene riconquistata dai siracusani. Cagnete, Vanoli cercano di serrare a questo punto le fila, fallo con un 7 metri per l'Albatro, fallo di Ladakis. Queglio contro Ansaldo ed è la rete ancora di Juan Pablo Queglio, la settima marcatura. 27-22, meno 5, ancora 6 minuti da giocare di questo match tra Cingoli e Albatro Siracusa qui alla Pala Pino Corso. Ancora un attacco del Cingoli, Rotaru che sfonda però Sortino verso Lobello che non fallisce questa occasione. Seconda marcatura per il numero 22 siracusano. C'è un fallo di fischiato a Cagnete, fallo su Rotaru. Meno 4 per i siracusani. 9 metri era riuscito Vincoletto a divincolarsi, a tirare, aveva ribattuto Gabriele Nobile. Cirilli sul pallone, pronto Ladakis a ricevere la sfera. Vediamo se il gigante greco proverà subito la conclusione. Così è, non perdona. Ancora un gol per il numero 4 del Cingoli, Murga. Resiste, ma non riesce a divincolarsi dalla difesa di Cirilli. Vanoli, Cagnete. Vanoli, Murga in panca, in campo
e ancora un altro tiro alto sulla traversa da parte di Cagnete, è stato subito però fallo al portoghese. Pola intanto al posto di Murga, Vanoli, Queglio per Pola, largo ancora per Queglio, Vanoli ancora per Lobello, ma la manona di Ansaldo blocca anche questa, questa conclusione. Invece Rotaru, che dalla parte opposta riesce ad infilarsi nella difesa siracusana. Adesso siamo nuovamente sul più 5. Siamo sul più 6, scusate, 29-23. 26 minuti e 30. A questo punto il Cingoli deve andare a controllare il match, portare a casa questi due punti fondamentali per la sua classifica. Cingoli aveva pareggiato con il Merano alla seconda, poi una vittoria importante sul Molteno. Un altro gol intanto di Juan Pablo Queglio, è l'ottavo. Più 5 per il Cingoli, ma mancano 3 minuti, poco meno di 3 minuti al termine. Lobello tiene lontano dalla porta l'Adachis, ma ci pensa Rotaru, che sembra ormai incontenibile. L'italo moldavo si è caricato tutta la responsabilità di queste ultime fasi e carica i suoi anche in difesa. E questa volta Cagnete riesce ad infilare la porta di Ansaldo, che era riuscito a toccare la palla non sufficiente a ribattere fuori questo tiro. Vediamo Bincoletto che prova a sfondare la difesa di Murga, poi cade a terra e quindi si è costretti ad asciugare il campo in quella parte. Intanto in campo Riccardo Tobaldi. L'Adachis che si scontra con Max Murga. Cirilli, l'Adachis, un tiro che è impossibile controllare. Vanoli, Cagnete, Queglio, largo per Pola che riesce ad infilare Ansaldo. Terza rete per il numero 21 in bianconero. 31-26 per i marchigiani. Bincoletto prova a far tutto da solo, ci riesce. Ormai probabilmente calata la tensione in questo match, Sortino però realizza un bel gol dalla sinistra. L'Adachis adesso viene tenuto lontano da Vanoli, fallo di Murga su Bincoletto, ancora ad asciugare il parquet. E siamo negli ultimi 43 secondi di gioco. Cingoli, ormai possiamo andare in fase di commento. Un Cingoli che porta a casa una vittoria importante per la propria classifica. Albatro che forse ha subito l'eccessiva pressione di questa partita giocata in casa. L'Adachis intanto ci prova ma viene bloccato. Adesso l'ultimo tentativo sbagliato però, e siamo ormai
a pochissimi secondi da questo successo del Cingoli in terra di Sicilia. L'Adachis cerca di usare tutta la forza del suo fisico. Murga lo agguanta. Rotaru che va a realizzare l'ultima rete di questa, di questo match vinto dal Cingoli per 33-27. Vittoria importantissima per gli uomini di Sergio Palazzi, che vanno così a 5 punti con 2 partite da recuperare. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi di nuovo in diretta tra qualche minuto per le interviste di fine partita. ...33-27 qui al Palacorso di Siracusa. Il Cingoli porta a casa 2 punti importantissimi. Con noi c'è Sergio Palazzi. Partita intensa dal primo all'ultimo minuto da parte vostra. Ed è quello che volevamo, ed è quello che volevamo, e penso che potevamo farlo meglio. Sicuramente lunedì, rivedendo la partita, penserò che avremmo potuto farlo meglio ancora.
ma i primi 30 minuti erano importanti, soprattutto perché non giocavamo dal 31 ottobre e noi che siamo abituati, ecco, a questa intensità, c'era un po' quel timore di non essere in grado di ripeterla, per quanto in allenamento c'era, perché la partita chiaramente è un contesto diverso e questa partita, che sapevamo avere un peso molto più grosso delle altre, essendo uno scontro diretto a questo punto della stagione, ci preoccupava un po' da questo punto di vista. Invece no, anzi, forse abbiamo corso anche un po' troppo nel finale, quando potevamo, ecco, abbassarla quell'intensità, perché non eravamo noi la squadra che doveva recuperare, ma sono molto soddisfatto, soprattutto per la vittoria. Avete scelto soprattutto di sfondare al centro, sfidare proprio l'avversario, tirare dritti verso il difensore, con Rotaru, con Ladakis, con gli altri giocatori, quindi qualcosa che avevate già studiato. Sì, il piano partita era chiaramente correre in seconda fase, dove sapevamo che soprattutto Ladakis in mezzo è un tiratore che lanciato dopo 20 metri di corsa diventa solo Bravo Nobile, che gli ha letto i tiri e è andato a pararli. Per il resto sì, il piano partita era questo, soprattutto era muovere i due terzi difensori. Sapevamo che Bobičić è un buonissimo difensore sulla posizione e un po' meno quando bisogna farlo muovere, e allo stesso modo Vanoli è ottimo sul primo uno contro uno. Poi lui paga purtroppo una mancanza di centimetri che sul gioco di movimento crea delle difficoltà. Noi siamo una squadra che gioca molto uno contro uno e penso che abbiamo rispettato molto bene il piano partita, nonostante poi qualche difficoltà strada facendo, ma penso che abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Bene, grazie allora a coach Sergio Palazzi. In bocca al lupo per il proseguo del campionato, congratulazioni per questi due punti importanti. Vediamo se riusciamo adesso a fare arrivare da noi Vito Laudani, che è il presidente della Team Network Albatro. Grazie ancora, grazie, buon rientro grazie, a Cingoli. Serata. Ci raggiunge Vito Laudani. Presidente, partita che era ovviamente difficile alla vigilia, grande tensione, partita importante per questa classifica. Oggi il Cingoli